Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Quei capelli grigi e qualche ruga di troppo non erano passati inosservati. Li aveva sfoggiati per la prima volta all'esordio nel suo ruolo di direttore di Rai 3. Il look sale e pepe non era stato apprezzato e sui social scorrevano numerosi commenti di critica. Come qualcuno che infatti aveva scritto: «Gente, ma avete visto il nuovo look di Daria Bignardi? Capelli corti e grigi, trasandata, sembra una settantenne». Questa ed altre critiche aveva dovuto sopportare la povera Daria. Ma lei, dietro a quel look, nascondeva un dolore mai confessato, una malattia che la stava attaccando da dentro. «Ho scoperto di avere un tumore facendo una mammografia di controllo», racconta Daria Bignardi a Vanity Fair. Quando poi le chiedono perché non ne ha mai voluto parlare pubblicamente, lei risponde che tanti sono i motivi che l'hanno spinta a non farlo, e spiega: «Un po' per pudore, un po' per paura della curiosità o della preoccupazione degli altri, e un po' perché quando guarisci volti pagina e non hai più voglia di parlarne ancora». Chissà come avrà fatto Daria Bignardi a sopportare tutte quelle critiche sul suo aspetto, quando in realtà, dietro al look che molti hanno criticato, c'era una storia molto più complessa e delicata. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.